Bello a tutti ragazzi, ben a questo video ancora qua, dove siamo su Cagare Dintorni 2. Continua con Dintorni sempre tanto. Ok, devo andare nella nave, perché ho visto il mio gameplay e ho capito che devo andare nella nave. Tanto lì c'è una Ellie, se ovviamente a Death Note, non lo so. Sto di qua, da questo episodio ho spammato con come cazzo si chiama la mossa? Casca uccello e quindi ho finito gli MP, però posso attaccare con Giovanni. Allora ricordiamo che non devo usare troppo il pugno di Pegasus, che consuma troppi MP. Ok, devo andare nella nave. Forse qui aiuto, cioè veramente, cioè già sto nel tipo che mi tu mi tu ecco l'amica. Tuo padre sta a Palermo, per ora non diceva la lettera, no, che diceva la lettera, mi ha scritto che che ho subito un furto. Qualcuno ha rubato la sua rarissima collezione di alcolici siciliani. È venuto preoccupato, tra qualche giorno avrebbe dovuto incontrare il presidente degli Stati Uniti, Trump, con la quale avrebbe firmato un accordo. Un accordo di import-export di vini alcolici siciliani. Si tratta del business di un sacco di soldi e guadagno diplomatico. Comunque noi non stavamo giusto andare, stavamo giusto per andare a Palermo, tuo padre si può unirti no, a noi se vuoi. Certo, andiamo. Ecco, ora Nick è venuto al party. Così sono i comandanti a schettino, perché posso... Gli diciamo Puppi! Puppi di terra, Puppi o Puppi di mare, andissimo, prendi un po' con voi. Blasky! All'arrembaggio! Ok, devo andare a Palermo. Allora, Palermo dovrebbe essere tipo... Sì. Per me sto un po' snervando, devo essere sincero. Forse qui è Palermo? Palermo? Dove cazzo è Palermo? Perché c'è un vulcano lì? Cos'è l'isola di Taormina? Ragazzi, ma dove cazzo è Palermo? Ah, eccolo Palermo. Ma perché Palermo è avvisando come una specie di quartier segreto, quartier generale del male proprio? Aspetta, come si esce? Ah, ok, sono uscito. Aiuto. Dove si entra? Da dove si entra? Forse da qui? Ecco. Palermo si... Tanto felice tutto casino. Magari quello è il mio ballerino. Ah, non ci posso parlare, ok. Allora, in teoria dovrei trovare Cusino Manciameli. Vai avanti. Castello di Palermo. Chi è questo? Che è un palermitano che parla come un palermitano, no, ovviamente. E mi piace il fatto che devi di più conosca non solo il palermitano ma anche l'accento palermitano. Perché c'è uno smartphone? Forse per indicare che questo gioco è fatto per smartphone, ma non lo sapevo, Davide. Allora, questo è un cartello. Cazzo, guardate. Minu ballerino. Sì, vabbè. E giusto pallino sta a mezzo. Facciamo un'immagine, un oggetto chiave, panino e canosa.
Alto, chiaro, quindi devo parlare forte. Provo andare al casino, vediamo che magari sia una cosa importante che possiamo fare. Ovviamente il segreto di Giochi è ovviamente, allora scommettiamo sul nero. Scommettiamo sul rosso, l'ho detto che non possiamo vincere. Quanto io so sul primo gioco, eh? Io devo scommettere sul rosso. Perché io lo sapevo che questo gioco era diverso rispetto al primo capitolo. Prendiamo. Cioè, ho buttato 50 gille per niente. Va bene. Guarda, così è. Ristorante cinese, dice un cane. Dimmi che è un. Questo ristorante cinese si chiama Cianci Cianci, da mamma. Ma scusa, è un cinese che parla catanese? O parla in mezzo che lingua sia? Bassiani. Modesto ragazzo. Ah, non già la mia. No, scusa, l'ho acchiappato. Tuttavia ci sono degli animali come questo ragno, che schifo. Che non hai mai visto. Che non so cucinare. Ma che figo fai gli ragni? Se per caso trovate un libro di cucina in cui vi illustrate il modo migliore per servire questi tipi di animali magici, datemelo, vi prego. Ok, devo trovare un libro. Dove cazzo sono i libri? No, libri. Guarda, lì c'è un teletrasporto? No, non ci sono teletrasporto. Devo riuscire a trovare. Devo sparare con il mio ballerino. E tra l'altro, il mio ballerino era un nemico. Devo trovare un libro di cucina. Io sono il figlio di mio ballerino. Vuoi pane e panelle? Sì, vabbè, pane e panelle. Allora, oggetto chiave in bar, è pane e panelle. Ecco, vediamo che mi dice questo. Da qualche giorno in questo hotel si alloggia il presidente degli Stati Uniti d'America, il grande Trump. Ok, quindi non posso lasciarvi entrare, nessuno sta ultimando i lavori di benvenuto. Ok, però dovrei parlare con qualcuno in teoria. Per andare al castello di Palermo. Ah, ok. Devo andare al castello, pensavo fosse bloccato. Ah, ecco il papà di Nika! Via! Calmati, spiegami cosa è successo. Un ladro è andato nel castello e mi ha rubato tutte le mie bottiglie pregiate della mia collezione. Mi servono di farle assaggiare il presidente degli Stati Uniti d'America dopo qualche giorno arrivare in città. Minchia, addirittura il presidente degli Stati Uniti d'America! Ma che hai fatto per cominciare a venire? Stiamo facendo un accordo commerciale. Le cose locali che produciamo qui hanno un'ottima fame in America. Gli americani vorrebbero importarle nel loro paese, giusto? E loro non esportano le ciambelle, si maledetti. Si possono solo al McDonald's, ma non sono quelle proprio americane. Cioè, sì, sono gli americani, sì, però. Allora, perfetto. Così qui finiremo per mangiare il burro di arachidi e l'hot dog con un nudo che si mentre li se spacchiano che cucinano la nostra cucina mediterranea. Senza quelle bottiglie non potremmo chiudere l'accordo. I nostri famosi alcolici saranno mai esportati nel loro estero. Come posso aiutarti? Dovete portarmi 6 bottiglie prestigiose del ragno di Trinacria. Del ragno di Trinacria, ok. Recuperate le prime 3 del fuoco dell'Etna, lo Zibibbo e il nero d'Avola. Vabbè, lo Zibibbo lo conosciamo tutti, no? E portatemi queste prime 3, dopo vi farò sapere il nome degli altri. Ok, d'accordo, ti porteremo subito. Non così in fretta, signor Mister Mangiameli. Mister.
ho bisogno di informazione. Roberto, anche se sei diventato consigliere del re, non credere che ci abbia cambiato la mia opinione su te. Rimani sempre un avanzo di galera. Ma andiamo. Tu non è educato. Tuo padre ha ragione, Nika. In effetti dato che sono scarto dalla società, non faccio niente per niente. Aspetta, perché? Oh no, fanculo. Prima dovrai dirmi cosa posso trovare la funcia di minchia. Un anno che tenevi l'esemplare in casa, come l'hai rimediata? La funcia di minchia è la pianta più rara del mondo. Del mondo addirittura. È tutto buio. Cioè ragazzi, aspetta, accendo un po' la luce, dando continuo a leggere. Allora, ah sì, c'è solo un posto della Sicilia dove si potrebbe crescere, ma se vuoi queste info prima di portarmi le bottiglie. Maledetto ricercatore. Signor Mangiameli, per caso hai sentito parlare dei cristalli di luna? Certo che sì, tale, ne conosco tale, che ne ho uno in casa, espone alla noce, nemmeno come fosse un museo. Davvero, la prego, dico che posso trovare quest'uomo, ho bisogno di parlargli. Dopo portatemi le bottiglie per vedere le informazioni che vi servono. Va bene, maledizione. E porteremo queste dannate bottiglie, andiamo. Portatemi le bottiglie, questo è un ordine. Fuoco dell'Etna, Zibibbo e Nero di Tavola. Ma stai calmo. Aspetta che devo... Perché a volte... Devo andare all'Etna. Devo andare all'Etna. In tutto questo Roberto deve trovare questa fungia di minchia per farsi quella razza. Qui è tutto chiuso, porca vacca. Ma come? Aspetta, qui c'è una casa. Ho trovato uno spacchio. Di spacchio è sto coso. Mi prego, il cavaliere dello zodiaco. Aspetta. Perché non ci posso andare? Ma no! C'è un muro invisibile! Ma che cazzo va! Volevo sentire cosa dicevano! Non vedo vedere un attimino cosa ho preso nella cassa. Allora, oggetto. Sto chiave. Chi spacchio è sto coso? Cioè, non è più originale del mondo. Va a prendere una mela. E ottengo una mela. Io per sicurezza la prendo. Per andare qui, ma forse qui. Ah, non c'è più quella quest dove andavi a aiutare il barbone e potevi. Prova a fare con questo. Ah, ok. Ragazzi, sono rimasto bloccatissimo. Ragazzi! Ma posso andare con la nave, forse? Allora, un attimo, non è con la nave. Allora. Dov'era Palermo? E questo è il blocco che mi chiedo. Ecco, la nave è rimasta lì. Quindi fai proprio il gioco di tutta Catania, che palle. Però è bello come gioco, dai. Ho avviato il menu senza neanche cliccare il dito col mouse. Ok, vai. Come si usciva? Cliccare sulla nave? Però già la faccia mi sono in Palermo. Qui c'è un piccolo errore. Davide, che io... Che cazzo devo andare? Vabbè, può capitare un errore di magari dire... Questo è uno degli orari principali di RPG Maker MV. Ma che cazzo?
Devo andare forse qui. No. Allora, Catania è qui, è fin qui ci siamo, ma non esci dal veicolo. Come cazzo è possibile? Faccio un piccolo salto, non devo durare troppo. Ce l'ho fatta subito dopo. Ok, vai, andiamo. No, no, no. Sono tornato di nuovo a Catania. Etna, allora devo riuscire a prendere sta bottiglia di cose dell'Etna. Ok, quindi che, si chiama, gli darò quello che vuoi in tasca, ma ti prego trovalo. Ti prego trovalo cosa? Allora, questo devo trovarti. Quanto odio le queste secondarie nei giochi. Quelle di, che magari fosse una quest principale, chi lo sa. Magari, forse, se io gli do, trovo sta cosa che non mi ricordo cos'era, magari mi dà una bottiglia di alcolico che deciderà vicino a Mangiameli. Però un attimo andare qui. A Nicolosi. Vediamo se qui c'è... Ah, è uno shop. Un attimo la signora. Aspetta, compra. Fuoco del... ce l'ho fatta! Fuoco dell'Etna! È il primo alcolico che abbiamo trovato. Bene ragazzi, il visto è troppo lungo. Aspetta che prima di chiudere devo salvare. Dio mio che ansia. No, termine, non riesco a fare. Ecco, che bello intorno. Vediamo se ho salvato. Vediamo se lo rifaccio di nuovo. Ok, ho salvato. Ok, e quindi altri 17 minuti di cazzeggi da Nicola, guardo. Che c'è?